Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a testare assieme e vado a dirvi le mie sensazioni utilizzando il rullo Elite Diretto XRT, che è il rullo che, come avete penso già visto, sono andato ad acquistare. In questo momento lo sto utilizzando nella piattaforma Twist, che in futuro mi piacerebbe andare a pedalare direttamente assieme a voi. Più che altro, appena inizio a capire come funziona, siccome è la prima volta che la utilizzo anch'io in questo periodo, per fare delle pedalate assieme. E ovviamente, se volete andare a vedere meglio il rullo, vi lascio qui sotto in descrizione il link per andarlo a acquistare. Io sono stato fortunato, l'ho trovato scontato, e se non lo fate vi consiglio di andare a dare un'occhiata sempre al link che trovate qui sotto in descrizione del mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno ci sono degli sconti a tema bici. E ora torniamo a noi. Diciamo che fino adesso non sono mai stato un utilizzatore di rulli. Li utilizzavo principalmente per riscaldarmi alle gare, qua si facevano gare di o ciclocross o pista, oppure in qualche rara occasione d'inverno, se proprio pioveva, o il giorno prima della gara, se non si riusciva ad andare a fare il giretto di scarico, si faceva quella mezz'oretta di rulli per andare a sciogliere le gambe. Quindi vi dico già subito che non sono un super esperto di rulli. Sono andato alla ricerca un po' nell'internet, un po' perché nel lockdown c'è stato questo boom di rulli, di quale potrebbe essere stato il rullo che poteva fare al mio caso. Mi ero impuntato principalmente su questi dell'Elite, ero partito con l'idea di prendere un Elite subito, finché poi ho visto questo Elite Diretto XR scontato e per pochi soldi in più potevo andare a prendermi il modello di gamma superiore. Questo Elite Diretto XRT ha un sensore di potenza integrato con una precisione di circa 1.5 W. Dunque, se ci vogliamo andare ad allenare, sappiamo che il valore che vediamo è comunque un valore molto simile al valore che abbiamo reale, e quindi questa è una cosa che mi ha fatto voler prendere questo tipo di rullo. La sensazione di pedalata, che è la prima cosa che non ti fa venire voglia di utilizzare i rulli di solito, è molto simile al reale. Difatti questa cosa mi ha stupito molto. Ripeto, io non utilizzo spesso i rulli, quindi anche altri marchi in sto caso non li ho provati, e su questo, per le volte che l'ho già utilizzato, mi sto trovando veramente molto bene. Come penso abbiate già visto nel video dove sono andato a fare il video unboxing, ho costruito direttamente la postazione a un trainer composta dal tappetino molto bello col simbolo delle Fiandre in mezzo, da questa fascia anti sudore, perché ho notato che si suda veramente tanto quando facciamo rulli, e ovviamente dal rullo. Quindi trovate ovviamente sotto in descrizione il link del tappetino e il link della fascia anti sudore se volete anche voi andarli ad acquistare. E già con questi tre componenti si fa una bella postazione. Io sto utilizzando il rullo connettendolo direttamente al mio computer, che è un Mac Mini, quindi si collega automaticamente col Bluetooth. Se in caso lo utilizzate con dei tablet oppure dei computer, esistono dei tavolini appositi da mettere davanti alla nostra bicicletta. Quindi in caso vi lascio anche qui sotto in descrizione delle alternative che possono fare al caso vostro. Da un trainer ultimamente sta andando talmente tanto che esistono anche dei completi proprio da utilizzare quando siamo sul nostro rullo. Io oggi sto utilizzando una maglietta ultralight, abbastanza vecchia e molto simile a quelle che troviamo per i rulli, perché anche se d'inverno fuori fa freddo, se siamo dentro in casa a pedalare sui nostri rulli, il caldo lo sentiamo in abbondanza. Questo rullo gli riesce a simulare fino a un 24% di pendenza, quindi si riesce veramente a simulare tutti i tipi di percorsi che vogliamo, perché dubito che troviamo un percorso con più del 24%. E sono riuscito già a provarlo fino a un 20% di pendenza, e devo dire che si è fatta veramente sentire. Quando lo andiamo ad acquistare, all'interno troviamo un coupon digitale dove andiamo a registrare all'interno del sito di Elite l'acquisto del nostro rullo. Ci danno in omaggio un anno di utilizzo dell'applicazione di Elite Training App, che normalmente costerebbe 15 euro annui, e ci danno l'opportunità di testare per un mese altre 5 piattaforme. Una ovviamente Twist, che è quella che sto utilizzando anch'io adesso, una è Rovi, una è Bcool, una è Trainer Road e l'ultima è RGT Cycling. Quindi prossimamente le andrò a testare tutte e molto probabilmente vi porterò qui sul canale come funzionano tutte queste applicazioni e quale secondo me è la migliore. Già vi dico che mi sto trovando molto bene ad utilizzare Zwift, perché è principalmente un gioco e sta cosa mi piace molto.
perché si possono scegliere le bici che vogliamo. Per poter acquistare le biciclette dobbiamo pedalare veramente tanto, quindi sta cosa ti stimola anche ad allenarti e ti stimola anche a stare sul rullo, che è una cosa non del tutto scontata, perché se utilizziamo un rullo di quelli più vecchi, più tradizionali, non ti veniva mai voglia di stare tanto sui rulli, quindi già mezz'ora sembrava di fare un'eternità. Sono comunque curioso di andare a testare anche tutte le altre piattaforme. Se magari voi le conoscete meglio, scrivete qui sotto nei commenti qual è la migliore secondo voi e perché. Chissà che prossimamente ci potremo trovare virtualmente direttamente là. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e molto probabilmente ne usciranno altri assieme a questo rullo. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.